Stasera presento un libro che vorrebbe essere un'educazione civile contemporanea in 121 voci, alternando e miscelando voci, diciamo, pesanti, tra virgolette, come mafia, corruzione, evasione fiscale, un fardello da 550 miliardi in Italia in senso negativo, con voci molto più leggere del vivere quotidiano, della sopravvivenza quotidiana in un paese chiamato Italia, soprattutto anche in una capitale chiamata Roma. E quindi, per farvi un esempio, la voce parcheggiatore abusivo, situazioni di assoluta emergenza. Provo a insegnare, nel manuale di perfetta legalità, come evitarle, come scavalcarle, naturalmente nei limiti della legge, ma con un'intelligenza sempre viva e borderline, attenta a cogliere i segni della contemporaneità.